amici cari vicini e lontani, quest'oggi ci ritroviamo qui per questa puntata per un evento gravoso, il pronto soccorso, eccolo qua, pollicione spezzato. Oggi mi ero recato al pronto soccorso come accompagnatore, no? Cioè ero andato lì per accompagnare una persona e di solito quando si va al pronto soccorso, specie qui a Roma, gli accompagnatori fanno aspettare fuori. Allora io nel tempo ho imbastito una serie di trucchi, per esempio il trucco proprio basilare è quello del pantalone alzato, cioè quando stai lì al triage, no? Che è quell'area dove ci sta l'infermiere seduta alla scrivania, la guardia giurata che fa avanti e indietro e tutti i malati che aspettano. Se tu stai bene, ogni tot passa sta guardia giurata e fa: lei che fa qui, i parenti fuori, gli amici fuori, quelli, gli accompagnatori comunque fuori. Anche io mi sono imparato e giro il pantalone, no, il jeans, me l'alzo, me lo tengo bello girato, mi metto lì con sto jeans girato e vi garantisco che col jeans girato, il pantalone girato, che c'hai sta gamba così arrotolata, tutti pensano che ha fatto un incidente col motorino e nessuno ti rompe i pari. Cioè se devi accompagnare qualcuno ti metti lì al triage con sto jeans girato e vai tranquillo. Se vuoi anche girare per i reparti lo puoi fare sempre col jeans girato, non devi zoppica, devi un po' strascinare il piede perché questo aiuta tantissimo. Lo faccio da accompagnatore al pronto soccorso e ho detto vabbè fammi stare dentro anche a me, però se per il solito trucco il pantalone è girato non vorrei che lo ingamassero. Allora mi sono detto, mi ero fatto male un po' al pollice, no, ce l'avevo un po' gonfio, però ma sai un po' gonfio ogni tanto lo toccavo, dico o quasi quasi me lo faccio anche vedere. Arché ci mettiamo in fila e stiamo qua, ci chiama il dottore, ci fa: lei che si è fatto? No, guardi il pollice. Ah, venga, entri dentro. Dice: no, ma guardi, magari con calma, c'è gente, sono casi più gente. No, no, venga, il pollice a me mi sembra brutto. Sarà brutto, gli ho detto, però se ci sta qualche caso più urgente lo faccio passare. No, no, lei mi sembra un caso urgente. Anche già ho guardato male, ho detto, caso urgente di che, gli ho detto. Ma no, vedi, sono figurino, caso urgente. Comunque, allora mi fanno entrare e mi dicono: allora lei, venga, venga, che c'ha lì? Mi faccio: no, guardi, mi sono fatto male al pollice, sono venuto perché oggi non lo riesco a piegare bene. Ah, beh, le faccio una bella lastra. Una lastra, gli faccio: ma scusi, ma me lo tocchi un attimo, veda, si è rotto. Ah, sono io il medico, sono io l'ortopedico, lei non si intrometta. No, non metto il dito, è il mio, magari mi fa meno male. No, no, venga, venga. Allora mi tirano, mi portano, venga, venga, facciamo sta lastra. Allora poggio sto dito per la lastra e la facciamo così, poi mi fa girare pure la mano, no anche così perché non voglio essere sicuro, gira così, gira colà, alla fine mi ha fatto 5-6 lastre. Vabbè, sto servizio sanitario nazionale, la prima volta che lo vedo così, cioè così attento al paziente, no? E niente, mi fanno tutte queste lastre e vabbè, dove che mi fa attenda, poi c'è la gente in barella, uno scassato, uno qua, uno là, mi fanno passare di tempo. Ma chissà che avrà visto questa sto pollice, vabbè. Metto lì, c'era questo che urlava: ah, mi fa male qua, quell'altro, ah, mi fa male là, ah, io non ho preso le pasticche, io qua. Ho detto, poracci questi, c'era un barbone tutto rovinato, uno che era cascato dalle scale tutto sgrugnato, E io stavo con questo pollice così, faccio, guardi che lo muovo, gli faccio. A un certo punto sento, venga, faccio, venga, mi richiama sempre l'ortopedico, senta un po' lei, mi dica, ma lo sai che lei c'ha una frattura con distaccamento e manco si voleva fare la lastra? E faccio, no, non lo sapevo che c'ho questa frattura con distaccamento, ma lei che cosa ha fatto per farsi così male? Ha combinato la carta? No, guardi, ho fatto pugilato. Ah, ma lei fa pugilato, mi fa piacere, venga, venga, si metta comodo. Faccio, ma da quanto lo fai? Sono tanti anni. Senta, ma che peso è lei? Ma lo conosce Tizio? Ma lo conosce coso? E faccio, sì, li conosco, sono pure amici. Ah, senti, Gennaro, vai a prendere una cosa da bere al signore. Faccio, ma come l'altro prima mi menava, mi ha detto che dovevo fare qua, ha fatto là. No, io sono un grande appassionato, anzi, mi fa piacere. Venga, venga, che ci abbiamo anche un baretto qua interno, qui lei non deve pagare, prenda e si dissedi. A quel punto sono rimasto contento. E dopo che ci prendiamo una cosa da bere, tutti questi malati che poveracci ci vedevano qui che drinkavamo, lui il medico fa, beh, caso grave il signore, sistemiamolo, eccetera, eccetera. Poi chiama Gennaro l'infermiere, Gennaro fai una che preferisci, mi fai il gesso o una steccatura leggera con la barra di alluminio, così sei più comodo. Beh,
guardi, a sto punto se mi dice che la steccatura comunque tiene l'effetto, mi faccio quella. Gennaro, vai a prendere le stecche di alluminio per il signore, quelle belle, quelle nuove, quelle che abbiamo appena ordinato dagli Stati Uniti. E niente, Gennaro ha fatto una corsa, è tornato questa stecca, mi sembrava un pezzo di un Lamborghini, no? Bello tagliato. Devo mettere, Gennaro, verifica bene che il signore, lei fra quanti giorni vuole ritornare in palestra? A me piacerebbe una decina di giorni. Guardi, io ce la farei anche tornare fra 10 giorni, ma io gliene do 20 perché vorrei essere sicuro che la mano, l'osso si saldi bene, così non perderà neanche poi tempo e sentirà dolore. Grazie, dai, dottore, è stata una persona molto, molto gentile, mi ha messo sta stecca d'alluminio. Gennaro, metti le garze quelle buone, non quelle che si... quelle che si sfaldano subito, mi raccomando al signore. Ma ha messo tutto sto kit, poi mi fa, signore, se non se la sente, portalo con la sedia. No, guardi, vado a piedi, ci arrivo. No, ma magari, che ne so, da qui, mettigli una copertina sulle spalle, così non prende freddo. Poi io sono rimasto, poi sempre il dottore mi fa, se la lastra se la vuole portare, se la porti, magari è un ricordo, è stato qui, magari ci facciamo anche una foto insieme. E ci facciamo una foto insieme con il dottore, poi lui tutto contento mi accompagna, mi saluta e esco lì dal pronto soccorso. Perciò i trucchi che vi posso insegnare sono: o che dite che siete, che c'è del cioè che dite, che fate vedere il pantalone e girate e potete stare lì, oppure quando vi chiedono che avete fatto dite che avete fatto pugilato, perché magari vi capita il dottore appassionato di pugilato o che comunque pensa che ancora oggi il pugile può essere una figura di rilievo, magari vi offre una cosa da bevere, vi offre una cosa, un drinks da bere al bar, o vi porta lì, vi fa portare a Gennaro la stecca in alluminio aeronautico modello super sincrono che mi ha montato oggi, che è molto più leggera e non vi ingessa la mano, così potete ancora fare tante care cose. Ciao!